Grazie a Fondazione Pensiero Solido e grazie a CEIFREL per averci invitato qua. Allora, per me è molto arduo arrivare dopo questi interventi di così alto livello all'ora di cena praticamente e riuscire ancora a dirvi delle cose nuove soprattutto, ma anche interessanti, e darvi, io spero di riuscire comunque a darvi qualche elemento da portarvi a casa per, diciamo, imparare ancora qualcosa in più rispetto a tutto quello che abbiamo imparato oggi. Io oggi ho imparato la parola transilienza e ringrazio Riccarda perché ci ha fatto una presentazione bellissima, chiaramente insieme a tutte quelle degli altri. Allora, che cosa riuscirò a dirvi io che non vi hanno ancora detto gli altri? Non tantissimo, ma ci provo. Volevo dirvi tre cose. Uno, dirvi qualcosa in più che non vi è ancora stato detto sull'intelligenza artificiale. Poi è stato parlato delle opportunità, dei rischi, delle paure dell'intelligenza artificiale, quindi le tratterò molto velocemente per andare alla cosa più importante di cui oggi ne abbiamo parlato veramente poco, e di come facciamo a governare questa transizione incredibile che stiamo vivendo. Come governare l'intelligenza artificiale? Quindi la prima cosa che è stata toccata un po' da Francesco Del Zio, ma brevemente, e che cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale, ce l'ha spiegato bene Massimo Criatti, ma è una tecnologia a impatto generale. Queste sono le tecnologie a impatto generale che ci sono state in tutta l'evoluzione degli esseri umani, a partire dalle pietre, il fuoco, la ruota, la stampa, il mulino d'acqua. E vedete che le prime tecnologie di questo tipo, quindi a impatto generale, cioè che hanno un impatto su tutti i settori dell'economia e su tutta la società, e sono degli abilitatori di nuove innovazioni, oltre a essere delle innovazioni loro stesse. All'inizio queste tecnologie arrivavano con intervalli di millenni e anni, poi con secoli di intervalli. Adesso, negli ultimi 50 anni, abbiamo visto un'accelerazione incredibile di quello che è il progresso tecnologico. Non è più lineare, ma è esponenziale. E noi non siamo più in grado di governare questa velocità di sviluppo dell'innovazione. E questo è il primo problema che dobbiamo affrontare. Il secondo problema è che ci sono chiaramente grandissime opportunità, rischi e paure, ma soprattutto mi manca una slide. Vabbè, ve la dico, mi manca un pezzo, ve la dico. Quello che per la prima volta noi ci troviamo di fronte a dei sistemi che agiscono in modo autonomo, prendono delle decisioni in modo autonomo. Ora, questo, come abbiamo visto dagli altri presentatori, ci offre grandissime, immense opportunità, ma ci sono anche dei rischi, come ci ha spiegato bene Ivana, e ci sono chiaramente delle paure, perché questo desta delle paure. E la paura principale che stiamo vivendo tutti oggi è proprio la paura dell'impatto che avrà sul mondo del lavoro. E quindi questi dati, per fortuna non ve li avevo ancora presentati, e sono i dati invece dell'AI Index dell'Università di Stanford, che sono stati presentati qualche settimana fa, e ci fanno vedere che innanzitutto il 57% delle persone in tutto il mondo pensa che ci sarà un grandissimo impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Sono un po' quelle due persone su tre che abbiamo visto sui dati di YouTrend in Italia. Ma soprattutto 36% di persone pensa che entro 5 anni sarà rimpiazzato da un'intelligenza artificiale. Quindi questa è la paura più grande. Perché ci sono queste paure? E soprattutto perché, se si chiede quali sono i timori più grandi dell'intelligenza artificiale a livello globale, in quasi tutti gli stati, chi un po' di più, chi un po' di meno, ma anche in Asia, dove in realtà pensano che i benefici siano superiori, di gran lunga superiori alle opportunità, anche nei paesi asiatici, almeno un 35-40%, quindi più di una persona su tre, pensa che l'impatto sul mondo del lavoro, sul lavoro, sia il timore più grande. Perché ci sono queste paure? Perché, come ci ha spiegato bene Ivana, ci sono dei rischi. Rischi che non sono neanche così latenti, sono rischi reali. I rischi percepiti, ma i rischi non solo con l'AI Act, ma con la governance, cioè quindi col controllo e la gestione di questa transizione, si possono gestire, controllare e quindi sfruttare le opportunità. I rischi li abbiamo visti un po', insomma, nelle altre presentazioni. La disoccupazione tecnologica, ci saranno licenziamenti di massa o si lavorerà meno? Come ci ha spiegato bene Marco Bentivogli, cioè ci saranno una serie di nostre attività che verranno automatizzate,
automatizzate, ma questo libererà del lavoro. Ci diceva del zio che Keynes già diceva che lavoreremo meno. Nel 1930, nel discorso ai propri nipoti, Keynes diceva che avremmo lavorato 15 ore alla settimana. Non ci siamo ancora, però insomma quella è la direzione. Se guardiamo i trend, stiamo comunque lavorando di meno. C'è una fortissima polarizzazione nel mercato tra chi avrà dei lavori altamente qualificati perché molto competente, e questo ce lo spiegava di nuovo Bentivogli, e chi invece ha poche qualifiche e quindi lavori a basso contenuto, diciamo, e tecnologico. Chiaramente questo porterà a delle grandi disuguaglianze, sia a livello di competenze, anche di accesso alla formazione qualificata, e sia chiaramente anche a livello economico, e quindi amplierà le disuguaglianze. E questo ce l'ha detto anche Papa Francesco, che uno dei problemi è proprio gestire l'impatto sociale di questi cambiamenti. E poi chiaramente ci sono le questioni etiche della privacy, cioè se noi siamo controllati da dei sistemi di intelligenza artificiale che prendono le decisioni per noi anche sul posto di lavoro, dobbiamo essere sicuri che tutti quei ruoli, tutti quei dati che ci faceva vedere Riccardo siano analizzati in modo sicuro, e che le decisioni che vengono prese in modo automatico siano delle decisioni sicure, responsabili, trasparenti e etiche. Questo è fondamentale. Affinché noi possiamo chiaramente controllare tutti questi rischi e sfruttare le grandi opportunità, dobbiamo sviluppare un sistema di governance. Ora, le opportunità secondo me sono infinite, ce ne sono tantissime. Partiamo dall'aumento della produttività. Questo grafico vi fa vedere che è uno studio fatto dall'università invece di Harvard, che dice che ha fatto fare lo stesso lavoro a dei consulenti che usavano l'intelligenza artificiale generativa e dei consulenti che non la utilizzavano, e hanno visto che c'è stato, con chi l'ha utilizzata, hanno fatto il 12% di lavoro in più, col 25% di velocità in più, ci hanno messo il 25% in meno, e la qualità era il 40% migliore. Quindi chiaramente ci rendiamo conto che l'uomo, che ci faceva vedere Massimo, con l'intelligenza artificiale aiuta a migliorare quelle che sono proprio le capacità cognitive dell'essere umano, ed è questo il modo in cui dobbiamo usarla. E poi chiaramente nelle opportunità ci sono nuovi lavori, per esempio li abbiamo visti un po' prima, ma anche uno dei grandi lavori sarà chi controlla la responsabilità, l'approccio etico, quindi gli eticisti dell'intelligenza artificiale. Poi avremo chiaramente un miglioramento della qualità di vita, del lavoro, e soprattutto, questa è una cosa alla quale tengo particolarmente, può aumentare la sicurezza sul lavoro. Se voi pensate agli incidenti anche della settimana scorsa, se ci fossero stati dei sensori che avessero analizzato i dati ambientali in modo predittivo, non ci sarebbero stati quei morti, perché avrebbero lanciato un segnale d'allarme prima che le persone si fossero calate nelle cisterne. Quindi l'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro può veramente salvare vite, può aumentare la sicurezza del lavoro, e questo è un aspetto fondamentale. Sulla formazione, dico solo una cosa riguardo quello che presentava Riccarda, cioè se noi prendessimo tutti quegli elementi con cui noi ci presentiamo, quando non nel mondo lavorativo, ma quelle caratteristiche di noi, e potessimo analizzarle, e potessimo sviluppare dei piani di formazione personalizzati su ognuno di noi, che l'intelligenza artificiale ci permette di fare con l'apprendimento adattivo, riusciremmo forse a ingaggiare maggiormente, a rendere più felici, più partecipativi, più contente le persone che lavorano per noi, e rimarrebbero chiaramente di più, e quindi non si licenzierebbero, come abbiamo visto, oppure l'intenzione di licenziarsi che hanno la maggior parte di loro. E l'ultima era quella che ci diceva Antonio all'inizio, cioè il fatto che forse hanno scritto sul giornale oggi, cioè oggi che viviamo questa crisi demografica pazzesca, incredibile, e che cosa succede? Che con i robot, mettendo l'intelligenza artificiale generativa dentro i robot, possiamo andare veramente a dare un supporto agli anziani nelle attività quotidiane. Questo non c'è ancora oggi, ma è uno dei filoni di ricerca sulla quale si sta, sia all'ITI di Genova sta lavorando, ma si sta lavorando a livello europeo, a livello internazionale. Quindi se queste sono le opportunità, se c'è una rivoluzione, che cosa possiamo fare? Sicuramente, come ci diceva Massimo, sviluppare intelligenza artificiale secondo la visione europea, quindi affidabile, antropocentrica, secondo le AI Act, eccetera. Ma non basta. Non basta perché non si può pensare solo alla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Noi non possiamo, come dicono i politici, tanti politici oggi a livello internazionale, ma anche in Italia, ahimè, costruire quelli che sono solo i guardrails dell'intelligenza artificiale, cioè le linee guida della sicurezza. Ma noi abbiamo bisogno di costruire le strade
le macchine e di dare la patente alle persone per imparare a utilizzare questi sistemi in modo sicuro. Le infrastrutture che ci faceva vedere Massimo sono quello che c'è in mezzo, non cattedrale nel deserto, ma quello ci manca soprattutto a livello europeo e ahimè moltissimo a livello italiano. Quindi che cosa serve? Serve una visione politica che non abbiamo, abbiamo poco in Europa, molto molto poco in Italia. E non solo una visione, perché in Italia abbiamo già fatto 3 strategie per l'intelligenza artificiale. Io e Marco abbiamo scritto la prima e adesso c'è la terza che è stata scritta, neanche pubblicata. Serve un piano esecutivo e serve un controllo. Non ci possiamo trovare come col il super bonus di nuovo a spendere senza controllo. Serve una strategia, un piano esecutivo e un controllo. Che cosa si può fare? Si può fare, allora, chiaramente qui ce ne sarebbe da parlare per ore, però giusto qualche indicazione di quello che si potrebbe fare. Innanzitutto, quali sono le competenze che ci servono per i lavori del futuro? Oggi si possono mappare, dovremo mapparle e cercare in modo anche predittivo di andare a insegnarle quelle competenze, a insegnarle sia ai lavoratori, a tutti i lavoratori, ma sia nelle scuole. Cioè oggi soprattutto nelle scuole, prima qualcuno parlava di Novecento e modernità, cioè i ragazzi sono tutti nativi digitali a casa, nella società, quando tornano, vanno a scuola invece si ritrovano quasi dentro il libro cuore. Questa cosa qua oggi chiaramente non è più accettabile. E poi servono dei fondi, cioè nel decreto legge che è stato presentato in Italia qualche settimana fa, c'è scritto alla fine, proprio l'ultimo articolo c'è scritto, senza utilizzo di fondi aggiuntivi. Ma come si fa a governare una rivoluzione senza dei fondi, senza investire dei soldi? Cioè abbiamo sentito prima, ci diceva Antonio, no, forse ce lo diceva Massimo forse, che il Microsoft solo ieri ha detto che investirà 4 miliardi in Francia e noi in tutto il programma non abbiamo praticamente messo soldi nuovi in Italia. E l'ultima cosa, serve una governance seria, preparata e indipendente. Questo è un elemento fondamentale e serve essere europei, perché questo, signori e signore, è l'ultimo treno. Io spero che sia chiaro a tutti, è l'ultimo treno che possiamo prendere e come ci diceva inizialmente Alfonso, ora, adesso, perché sta passando proprio fuori dalla finestra adesso, se non ci saltiamo su adesso rimarremo veramente tagliati fuori da questa che è una delle più grandi rivoluzioni che sta vivendo la nostra società oggi. Grazie.